L'anno scorso noi abbiamo fatto 137.000 furgoni di PSA, quindi se ne fanno 100.000 in Bologna, questo ci può portare dei problemi. Passa dall'infrastrutturazione della Val di Sangro il futuro di Sevel in Abruzzo. Per la fabbrica dei record, campione europeo della produzione del Ducato e dei veicoli commerciali di Peugeot e Citroën, si è acceso l'allarme rosso quando il colosso francese ha annunciato che 100.000 furgoni di grandi dimensioni verranno prodotti nello stabilimento di Gliwice in Polonia. Tutto scritto nell'accordo di febbraio fra PSA ed FCA, valido fino al 2023. Ma i numeri annunciati dai francesi hanno messo in allarme i sindacati, preoccupati dalle proporzioni dello spostamento di produzione, possibile preludio, dicono, ad un depotenziamento di Sevel e in un futuro nemmeno troppo remoto alla delocalizzazione dello stabilimento. Per questo la FIM CISL con Gian Domenico Bologna punta il dito contro la politica che negli ultimi 20 anni ha tergiversato rispetto alla soluzione delle grandi questioni infrastrutturali che riguardano la Val di Sangro e nel complesso l'intero sistema regione. Parto citando Marchionne che disse: resteremo qui anche senza i francesi. Insomma, però Marchionne adesso non c'è più, c'è un'altra governance, avete il timore che magari è venuto meno l'abruzzese d'origine a capo di FCA possa cambiare qualcosa? Ma io non credo che FCA possa cambiare qualcosa, è chiaro che noi abbiamo delle preoccupazioni rispetto alle cose che abbiamo sentito in questi giorni, serve che tutto il sistema Abruzzo faccia la propria parte e questo significa risolvere i problemi strutturali che da 20 anni ormai sono fermi, quindi la superstrada per collegare l'Adriatico al Tirreno, la questione dei porti, la questione della banda larga, la questione del costo dell'energia. Non bastano più solo le dichiarazioni e dire abbiamo messo la prima pietra, ma bisogna che le opere si completino. Anche da parte della segreteria regionale della CISL arriva l'appello alla politica: fare presto perché il 2021 è dietro l'angolo. C'è una data, quella del 2021, che è un po' lo spartiacque. Assolutamente sì, e sappiamo che entro il 2021 questi grandi gruppi avranno decisioni da prendere e chiaramente loro ragionano sempre in termini quinquennali, decennali. Se oggi la politica non si siede al tavolo con il sindacato, con le forze sociali, con gli enti comunali per cercare di reimpostare una programmazione industriale e infrastrutturale del nostro territorio, noi rischieremmo veramente di trovarci poi in quel momento a dire lo avevamo detto, non si è fatto nulla e perderemmo delle grandi occasioni che ci porterebbe indietro nel profondo sud.